Per primi a sapere della notizia sono stati alcuni impiegati, quindi il rumore di uno scrosciante applauso proveniente dagli uffici ha annunciato a tutti i lavoratori dello stabilimento la notizia. Hitachi si è aggiudicata la commessa per i treni regionali. È una vittoria che significa molto per noi. Vorrei ricordare che questo treno è un treno in cui il progetto concettuale è stato fatto interamente qui in Italia, non c'è tecnologia Hitachi, quindi questa è una vittoria per Hitachi Rail Italia, ma è una vittoria soprattutto per gli uomini e le donne che hanno lavorato qui a Pistoia e che hanno ritirato sull'azienda con il loro lavoro e i loro sacrifici in questi anni. Una commessa divisa in tre blocchi, quella di Trenitalia da 4,5 miliardi di euro, di cui la multinazionale giapponese si è aggiudicata il pacchetto più importante, il solo per il quale aveva presentato un'offerta, ovvero la realizzazione di 300 dei 500 treni complessivamente previsti per un valore di circa 3,5 miliardi. Si tratta di mezzi a due piani, esteriormente simili a quelli ad alta frequentazione che già viaggiano sulle tratte nazionali, ma tecnologicamente moderni ed innovativi. Quello che cambia sono le prestazioni, sono più veloci, vanno a 160 km orari e soprattutto le richieste di comfort per i passeggeri sono state molto più stringenti da parte di Trenitalia. Saranno treni più comodi, all'avanguardia, dotati di tutti i servizi che adesso si danno per scontati, quindi connettività internet e così via. Quindi questo sarà un treno per i pendolari del futuro, chiamiamoli così. Una notizia che è stata accolta con gioia dai lavoratori dopo che nei giorni scorsi si era sparsa la voce che Hitachi non si fosse aggiudicata la commessa. Secondo le prime stime la produzione dovrebbe partire il prossimo anno. Per adesso l'ordine iniziale non è di 300 treni, ma è più basso perché i 300 treni sono potenziali, nel senso che c'è un contratto quadro secondo il quale le ferrovie potranno ordinare fino a... L'ordine iniziale è più basso, anzi parla mi sembra di un'ottantina di treni, adesso non vorrei sbagliare. E la suddivisione dello stabilimento, ma le parti elettriche, i carrelli saranno fatti a Napoli, ma la cassa sarà costruita e assemblata direttamente qui a Pistoia e i treni usciranno da qui. Comincia a Hitachi perché su questo progetto Hitachi sorveglierà attentamente i costi e soprattutto la qualità, che su progetti passati era stata un po' un punto non proprio forte di Ansaldo Breda, quindi su questo sicuramente Hitachi Japan, Hitachi Global Europe ci peserà. Noi comunque non abbiamo paura, insomma, il lavoro lo sappiamo fare, lo sappiamo far bene, abbiamo visto anche gli incontri che abbiamo avuto con i giapponesi in questi mesi e sicuramente possono insegnarci molto, ma anche noi possiamo insegnare molto a loro.